Ciao a tutti ragazzi, qui è Giocatore del Santa e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui, finalmente tornati con un nuovo episodio con la super carriera allenatore. Come avete visto dal titolo e dall'immagine di copertina, oggi tocca al Milan. Scusate se ovviamente vedete sul canale spesso il Milan, ma questa sera la stiamo facendo con ogni squadra della Serie A e quindi dobbiamo farla anche con il Milan, anche se stiamo facendo una carriera a parte. Sarà comunque una carriera diversa dal Milan che abbiamo nell'altra serie, perché ho notato che il modulo è questo qui, 4-4-2, e vi ricordo che noi non possiamo cambiare modulo, quindi comunque faremo un progetto completamente diverso da quello precedente. Se vi ricordate, infatti abbiamo iniziato con la difesa 3 nella vecchia carriera, quindi comunque le cose cambieranno. La classifica la vedete qui in basso, però ragazzi, prima di iniziare voglio dirvi una cosa molto 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 importante: siamo vicini ai 360.000 iscritti. Sto preparando un video molto molto particolare per i 360.000 iscritti che voglio appunto caricare per festeggiare questo traguardo. Ci arriviamo a 360.000 iscritti nel minor tempo possibile? Come facciamo? Se non siete ancora iscritti ragazzi, iscrivetevi, perché prima ci arriviamo e prima vedrete questo video speciale che sto cercando di preparare. Se non siete iscritti, iscrivetevi ora. Vediamo se riusciamo ad arrivarci entro 2-3 giorni. Detto questo, non perdiamo altro tempo, iniziamo. Questo è il Milan che abbiamo di fronte, 4-4-2. Allora, la situazione è veramente molto molto critica. Abbiamo un budget di 63 milioni. Ci sono tanti giocatori in prestito e tanti giocatori che non crescono più di così. Ibrahimovic potrebbe essere utilizzato almeno per il primo anno, almeno finché non si ritira. Poi abbiamo Rebic che è in prestito, c'è Leao che è nostro ma ancora 75. Romagnoli e Donnarumma sono ragazzi i punti fissi di questa carriera, perché non verranno mai tolti dalla formazione. Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' come rispondono i giocatori alla crescita, perché è una cosa molto molto importante. Non possiamo fare gli allenamenti simulando subito l'anno e quindi molti giocatori devono crescere da soli senza aiuti. Abbiamo venduto un po' di scarti dell'umanità e abbiamo raggiunto la cifra di 151 milioni. Il primo giocatore che voglio andare a prendere è, signori, non Pedri e Cucurella, che sono molto molto forti, però sono in prestito e li valuteremo per il prossimo anno, ma Bailey, signori, perché è un esterno sinistro molto molto interessante, ha una clausola di 47, non la voglio pagare questa clausola, voglio andare a fare la trattativa perché si può prendere con un prezzo inferiore. Partiamo da una base di 25 milioni, loro ne chiedono 42, ok, controfferta, vediamo se riusciamo a scendere a 30, magari infilando anche una clausola della rivendita del 15%, vediamo un po' cosa ci dice. 42 senza clausola, questo è un grande problema. Andiamo sui 35 milioni secchi per questo grandissimo giocatore, siamo a posto per tutta quanta la carriera e loro ci devono pensare, porca di quella vacca. Accettata l'offerta, molto molto bene, non me l'aspettavo, 35 milioni per un grande giocatore, deleghiamo il contrattino, non è vero, andiamo a farlo noi. Secondo acquisto che voglio fare, un esterno destro, Angel Correa è l'uomo giusto, può giocare D, può giocare anche ATT, ha una clausola rescissoria di 61 milioni, noi ovviamente non l'andremo a pagare, ma andremo a contattare l'Atletico Madrid per cercare di strapparlo con un prezzo inferiore. Partiamo dalla base di 30 milioni. Cosa ci dicono? 43,8. Potremmo già accettare. Controfferta. Andiamo sui 35 con clausola del 15%. Più o meno stiamo facendo la stessa trattativa di Bailey. Ma alla fine il prezzo è quello. 43 milioni spaccati. Controfferta. Anche loro non vogliono la clausola rescissoria, quindi andiamo sui 38. La clausola sulla rivendita, volevo dire. Andiamo sui 38 milioni. E loro dicono 40. E a questo punto, ragazzi, accettiamo. 40 milioni. Terzo acquisto che voglio effettuare, colpo a centrocampo. Costa tanto, Saul dell'Atletico, però un sacrificio lo voglio fare perché non abbiamo un vero top player a centrocampo, quindi contattiamo l'Atletico. Partiamo da una base fissa di 50 milioni e vediamo un po' cosa ci dice Simeone, che ormai siamo diventati amici. 89 milioni. Io devo ancora vendere Bonaventura e altri giocatori, quindi potremmo anche riprovarci più avanti. Però aspettiamo, 60 milioni più clausola sparata del 25%. 89,6, niente da fare. 70 milioni secchi. Devono scendere un po', eh. Ci serve tempo per pensare.
Ok, non hanno accettato, ma ne hanno chiesti due in più, da 70 a 72. Va benissimo, più clausola del 10%. Preso. Siamo arrivati all'ultima ora di mercato e questa è la squadra che abbiamo preparato. Solo tre acquisti, ma sono soddisfatto. Abbiamo ancora dei soldi, ma al momento non riusciamo a prendere nessun terzino destro top, o perché si sono appena aggregati o perché sono in prestito, quindi preferisco non buttare i soldi ma tenermeli per appunto utilizzarli più avanti. Questo è il Milan. Ho bloccato tutte quante le offerte. Possiamo andare a simulare. Vediamo cosa riusciamo a fare al primo anno di carriera. Siamo arrivati al 26 maggio. Guardiamo solo l'ultimo mese, perché abbiamo perso con il Cagliari, abbiamo vinto con la Sampdoria, abbiamo vinto con l'Atalanta e abbiamo vinto 5-1 con il Sassuolo in trasferta. Bella vittoria. Allora, togliamo il dente, andiamo a vedere la classifica, perché siamo arrivati quinti con 82 punti. Che peccato ragazzi, perché per un punto non siamo arrivati in Champions League. Non male, pensavo peggio ragazzi, pensavo peggio. Questa è la squadra con Ibrahimovic infortunato, porca miseria. Romagnoli, Caldara, Calabria è salito, Saul è salito, Bailey anche, ottimo ottimo acquisto, ottimo ottimo giocatore, molto molto bene. Come ha messo Leao, 78 ed è pure infortunato. Ok, non male per essere il primo anno comunque, mi aspettavo molto molto peggio. Guardiamo la classifica dei capocannonieri, perché da noi non c'è nessuno. Ok, va bene, Dybala 31 gol, Immobile 30. Avanziamo quindi e andiamo fino al secondo anno, perché con un budget molto molto più elevato possiamo ulteriormente migliorare questa squadra. Mi servirebbe un grande attaccante, perché Ibra non regge più, e mi servirebbe anche un terzino. Vediamo. Budget ricaricato. Intanto gli obiettivi: vinci l'Europa League e qualificati per la Champions. Ok, l'Europa League è difficile, però sull'obiettivo di qualificarci alla Champions League sono assolutamente d'accordo. 97 milioni di budget. Voglio prendere un attaccante, visto che Ibra è sceso, Leao sta salendo, però è ancora troppo debole, e Rebic l'abbiamo perso. Non erano due gli anni di contratto di presto, ma uno solo. Voglio prendere una grande prima punta, e voglio prendere un giocatore che voi conoscete molto 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 bene, ovvero signori Richarlison. Valore 35, dai 43 fino ai 63 milioni. Contattiamo l'Everton. Partiamo da un valore di 35 milioni. Vediamo cosa ci dice Carlo Ancelotti. Vediamo, Carletto, ma non sei bello, porca miseria. Gli stringere le guanciotti ad Ancelotti. Controfferta, andiamo sui 45, con la clausola del 25%. Vediamo cosa ci dice. 59,5. Carletto li vuole i soldi, ragazzi. Facciamo 50 milioni quindi, con sempre clausola del 25%. 5 e basta, mi hai rotto però Carletto. Mi hai rotto. 55 milioni con clausola del 25%. Non riesco a farlo calare neanche di uno. Accettiamo. Secondo acquisto che voglio fare: terzino destro, Wan-Bissaka. Valore 31 milioni, 40 di minimo, 59 di massimo. Contattiamo lo United e vediamo cosa riusciamo a fare. Offerta per il cartellino, dovrei farcela? Non lo so. Per sicurezza io ci metto Caldara come contropartita, perché secondo me non ce la faccio ragazzi. Calabria volevo dire, scusatemi. Vediamo, 50 milioni più Calabria, porca di quella vacca. Controfferta, allora bisogna aspettare di vendere qualcuno. 30 milioni più clausola del 25.000%. 43 milioni, potrei accettare, però non riesco a fare il contrattino. Però di solito se fanno così vuol dire che qualcosa riescono a calare. 35, 43,7. Controfferta, mi basta un calo di qualche milioncino, 37 e già dovremmo farcela. Offerta allettante, perfetto ragazzi, ottimo acquisto questo qui, deleghiamo e facciamo il contrattino. Prossimo colpo a centrocampo, Dombele del Tottenham. Partiamo da un'offerta a base di 41 milioni per questo giocatore, che sale fino ad 89. Mourinho ne vuole 70. Controfferta, vediamo se riusciamo a scendere a 55. 50 è impossibile che ce lo danno, però mettendo la clausola recissore al 25%, perché tanto non vendiamo nessuno. 71, facciamo allora 60. Vediamo se riusciamo a convincere José Mourinho, che ci dice sì. Affare fatto ragazzi, 60 milioni per Dombele. Ho sistemato anche la panca facendo due colpi. Abbiamo preso Rice, 79, che può giocare CDC, DC e CC. Giocatore veramente molto molto interessante, che non giocherà dal primo minuto, però farà la riserva e ci sta assolutamente
assolutamente. Abbiamo preso anche saliva come riserva di caldara e romagnoli. Io direi che possiamo tranquillamente andare a simulare. C'è questa incognita caldara che vuole essere ceduto. Io non lo cedo. Non penso di essere esonerato per caldara, perché comunque abbiamo un overall di 81, mi sembra, 81. Quindi non penso che per la tristezza di caldara noi veniamo esonerati, no? Quindi rischiamo. 25 mancio, via! Signori, siamo arrivati! Guardate un po' cosa c'è, la finale di Europa League. Guardiamo però prima il mese di maggio, perché abbiamo vinto 2-1 con la Juve, vinto 3-0 con il Benevento, vinto con il Bologna e vinto con l'Empoli, vinto con la Fiorentina, vinto col Genova, vinto col Sassuolo, vinto con il Lecce, vinto con il Chievo, pareggio con il Cagliari, pareggio con la San Vittoria, con il Parma, con l'Inter Vittoria, pareggio con l'Atalanta. Questo è un cammino da almeno 90 punti. Andiamo a vedere, perché prima c'è la finale di Europa League che andremo a giocare ovviamente dopo, andremo a simulare insieme. Guardiamo però la classifica, si è bloccato il gioco, no, guardiamo però la classifica della Serie A, perché abbiamo, no, 96 punti, porca vacca ragazzi, 96 punti, la Lazio 95 con la Juventus a 109, ma ormai non ci sorprendiamo più, cavolo però, che bel cammino, porca miseria. Guardiamo la squadra, perché tutti quanti hanno recuperato tranne Richarlison, che peccato ragazzi, la finale di Europa League senza Richarlison con Leao titolare. Ok, Caldara che è stanco, però è capitano ragazzi, alla fine l'overall è rimasto alto, 82, quindi nonostante le lamentele Caldara comunque non ci ha fatto esonerare. Andiamo a simulare insieme questa finale di Europa League, vediamo un po'. Ai rigori, a gol di Mertens al 118esimo. Che ci fa Mertens al City? Dai però, persa ai rigori la finale di Europa League, che peccato, porca miseria, che peccato. Guardiamo la classifica dei capocannonieri, perché abbiamo sempre, dai, non c'è nessuno, 4 della Juve, Immobile 32 gol, Luca Cuba Megan del Napoli, Cutrone della Fiorentina e Ronaldo Dybala degli Ali e Ramsey della Juventus. Oh mio Dio. Fatto sta ragazzi che sono molto molto soddisfatto. Siamo andati al di là delle nostre aspettative, quindi, e siamo solo al secondo anno, quindi avanziamo e andiamo per il terzo. Siamo arrivati signori al terzo anno. Questa è la formazione che abbiamo di fronte. Visto che Ibrahimovic non c'è più, abbiamo bisogno di una prima punta. Budget di 87 milioni. Ho già individuato un attaccante molto 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 forte. Stiamo parlando di Dembélé, 54 milioni di valore, 62 di minimo, 83 di massimo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. 54 milioni secchi, cosa ci dicono? 83,7. Lui è forte ragazzi, lui è veramente 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 forte. Cerchiamo comunque di chiudere intorno ai 65 milioncini. 83,7, ci sparano questi maiali. Se facciamo 75, raga, più clausola rescissione del 15%, potrebbe essere un'offerta molto più che allettante. E invece no, 83,7 controfferta. Mi sa ragazzi che non riusciamo a scendere più di così. Facciamo 80 milioni, ma comunque il resto della squadra mi piace, quindi anche per 80 milioni possiamo prenderlo e siamo coperti lì davanti, ma il resto della squadra mi piace. Deleghiamo il contrattino e aspettiamo di prenderlo. Questa signori è la squadra che abbiamo davanti. Ho messo la fascia da capitano a Bailey perché voleva essere ceduto. Io ho messo la fascia da capitano, trucco che funziona, e quindi lui ha ritrovato il sorriso. Per quanto riguarda invece la panchina ragazzi, ho preso Cucurella che può giocare ES e TS, visto che non abbiamo un sostituto di Bailey e un sostituto di Hernandez. Per il resto questa ragazzi è la squadra che proponiamo al terzo anno di carriera. Siamo arrivati secondi nell'ultima stagione con finale di Europa League persa ai rigori. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. L'obiettivo è vincere il campionato. Vediamo un po'. Vincere al terzo anno sarebbe veramente un'ottima cosa, al di là delle nostre aspettative. Andiamo. Siamo arrivati anche alla fine del terzo anno. Finale di Coppa Italia vinta 2-0. Molto molto bene. Vittoria con la Samp, vittoria con la Lazio, vittoria con il Cagliari, vittoria con il Napoli. Raga, sono veramente molto molto fiducioso per quest'anno. Vittoria con l'Atalanta, vittoria con lo Bologna, vittoria con il Parma, vittoria con la Juve, vittoria con il Sassuolo. Ragazzi, 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 mi sa che ci siamo. Mi sa che ci siamo. Andiamo a vedere, perché al terzo anno il Milan ha vinto con 105 punti e sono quasi esonerato, però ci siamo ancora. 105 punti, sì, tiè, esoneratevi, tiè. Campionato vinto, 105 punti e campionato portato a
casa al terzo anno, capocannoniere Dembélé. Madonna mia, l'ultimo acquisto che abbiamo fatto praticamente, con Correa che fa 18 gol da centrocampista, da esterno anzi, scusate, vabbè, comunque da indietro, centrocampista. Molto molto bene, molto molto bene. Tantissime riunioni per valutare il mio lavoro. Porca miseria, ho vinto Coppa Italia e campionato. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Fatto sta che concludiamo questo video guardando, pur Donnarumma infortunato, guardando le statistiche di tutti, perché il nostro capocannoniere è stato Dembélé, che ha fatto 36 gol in 53 partite. Correa 30 gol, 18 assist, oh mio Dio, ne ha fatti 18 in Serie A, 8 in Champions League, 2 in Coppa Italia. Mamma mia, Saul ragazzi, centrocampista centrale, che ti fa 18 gol, 18 assist. Non c'è stato un bomber di Zuman come magari è successo con Mbappé, che ti faceva 40-55 gol, ma tutti i gol si sono divisi, Paquetà pure ne ha fatti 16 con 11 assist. Tra l'altro non capisco perché ha giocato Paquetà, che non era titolare, non lo so, però va benissimo così. Richarlison 14 gol, 4 assist. Leao 11 gol, 5 gol e 14 assist per Dembélé, che comunque sono tanti. Un assist e 3 gol per Teo Hernandez. Caldara fa 3 gol. Wan-Bissaka 3 gol e 4 assist. Non male ragazzi, non male. 3 assist per Donnarumma. Sono curioso di vedere come ha fatto questi assist. Però complimenti anche a Donnarumma. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Qui in basso vedete la classifica, 3 anni per il Milan. In base alla posizione del Milan capite chi ha fatto più punti e chi meno, perché in parità di anni si guardano i punti fatti in campionato. Il Milan ne ha fatti tanti, ne ha fatti 105, quindi il Milan dovrebbe essere sopra alle altre squadre che hanno fatto 3 anni. Però dopo vado a controllare, quando edito il video vado a controllare e vedo appunto effettivamente se è così oppure no. Guardiamo solo una cosa per curiosità prima di chiudere, ovvero la posizione in Champions League, ovvero dove siamo stati eliminati, agli ottavi contro il Real Madrid. Peccato però, peccato, perché avremmo avuto le capacità anche di riuscire ad andare in fondo fino alla fine anche in Champions League. Però forse è un bene, siamo stati eliminati agli ottavi e ci siamo concentrati sul campionato, quindi alla fine è andata bene così. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio signori, ci vediamo domani. Massimo supporto, lasciate un bel mi piace, bella!